Ecco, buongiorno, sono Salvatore Pronesti e mi piace veramente tanto improvvisare su questo bellissimo strumento. L'improvvisazione è l'anima anche della musica organistica, proviene da quello che è la nostra vita, principalmente questo, quello che noi viviamo anche nella nostra vita, le emozioni, i sogni, anche i dolori, i dispiaceri di ogni giorno. Noi portiamo tutto questo nell'improvvisazione, un'improvvisazione che è una composizione estemporanea, un qualcosa che nasce al momento, che nasce e muore nello stesso momento e per noi che siamo organisti, guidata dai registri dell'organo, un organo che ha una particolare voce di violino, di viole, di tromba, di flauto. Černivci per me è la seconda casa. Dal primo concerto, da quando sono venuto circa 8 anni fa, per il primo concerto in questa bellissima sala dell'organo, io ho sentito il calore molto forte del pubblico di Černivci, che in piedi mi chiamava proprio Bucovino, Bucovino. E sicuramente quello che può essere l'inno di questa regione è sicuramente questa Cervona Ruta, no? Questo canto che io suono in ogni concerto, e il pubblico canta con me. La collezione dei miei strumenti musicali, è una importante raccolta di clavicembali e organi a canne. In più, nel salone centrale ho l'organo a canne, un organo a canne non piccolo giusto da studio, ma un organo da concerto. Sono 34 registri per un totale di 1736 canne. È un strumento su due tastiere diviso in quattro corpi d'organo e regolarmente teniamo dei concerti per gli amici, per gli amici che invitiamo a questi concerti. Ho incontrato una ragazza meravigliosa, una donna, una ragazza ucraina, una pianista bravissima dell'Accademia Nazionale di Kiev, Olga Vardanyan, con cui adesso facciamo concerti. E con lei è iniziato, diciamo così, un legame molto forte, un'affettività veramente incredibile, così forte, così importante che ci unisce non solo nella musica, ma anche nella vita. E questo è veramente bello, cioè quando la musica si fa veicolo portatore anche dell'amore. Quindi non uniamo soltanto le note e le tastiere, ma abbiamo unito i nostri cuori.